Buongiorno, colazione appena fatta, siamo qui nell'aula per internet e oggi è l'ultimo giorno qua. Domani mattina alle 9 abbiamo la partenza. Sarà un viaggio però lungo domani perché abbiamo la partenza alle 9, ma perché sono 2 ore e mezza arrivare in aeroporto. Poi ci sarà il volo di circa 3 ore e mezza, 4. Poi una sosta a New York di 3-4 ore ancora e poi il volo finale per tornare in Italia, a Malpensa. Sarà una lunga giornata, infatti partiremo domani mattina ma arriveremo sabato mattina in realtà, quindi poi vediamo come sopportare tutto, sarà dura anche per il jet lag. Vabbè, niente, oggi sono un po' sfaticata, sono sfiacchetta. Ah, tra l'altro ieri abbiamo preso una nuova crema solare perché lui è riuscito a farne fuori un tubetto in tipo 3 giorni e abbiamo preso quella dell'Australian Gold e sono curiosa poi di farvi sapere cosa com'è e cosa ne penso di quel tipo del prodotto. Abbiamo preso quella spray con la protezione, però io so che dell'Australian Gold c'è anche quella super mega attivatore della bronzatura, ma quello qua non conviene usarlo perché ti bruci all'istante. E niente, adesso stiamo usando un po' internet della UL. Ultimo giorno, poi si torna alla vita di tutti i giorni. Tra l'altro abbiamo sentito ieri a casa che c'è pure freddo, è brutto tempo, quindi insomma la voglia di tornare non è poi così tanta se si fa così freddo. Funziona internet? Funziona? Sì. Dobbiamo aspettare lui. Sto cercando di inviare un non so cosa, un video. È andato almeno. Sì, il wifi è un tantolino lento, proprio quel poco che basta. Cioè, diciamo che riusciamo a mandare qualche foto, a fare qualche telefonatina con WhatsApp. Stop. Caricare un video, caricare qualunque cosa diventa impensabile, proprio veramente a tutti i livelli. E quindi niente, dobbiamo aspettare che mi carichi il video, ma per me. Eccoci a soli. Questa era la crema che vi dicevo che avevo preso, che è appunto gel, è un gel spray. Adesso spero di non bruciarmi con questa. Comunque è una 30, quindi sembra abbastanza buona. Tra l'altro c'è un profumo molto cicchettoso, molto ciccoso, sa proprio di cicca. Ho su questo costumino qui di Tezenis, ma è una vecchia collezione, mi pare che sia dell'anno scorso, ok. Cambio location oggi, pranzetto in piscina, io sono già la frutta, ci siamo scofanati prima le cose in spiaggia e poi siamo venuti di qua. Guarda, è un po' frutta. Thank you.
Aiuto, ho l'acqua nelle orecchie e non riesco a tirarla fuori. Mi sono messa a fare tipo così, a schiacciare, a pompettare. So che sono piede solo. Ma non esce, cosa devo fare? La canna dell'acqua. Non esce l'acqua dalle orecchie. Devi aspettare che evapora. Certo. Però tieni chiusa l'altra. Fate qualcosa. Qualche consiglio? Niente. Oggi volevamo portare giù la GoPro per fare qualche video in acqua, ma comunque cioè l'acqua è stupenda, però la sabbia sotto si muove, quindi mi sa che non si vedrà poi una cippa di niente. Avrò. Che caldo. Eh? Che caldo. Che novità. No, ma è umido. Sì, perché stanotte è piovuto, l'ho già detto prima. Quindi c'è un'umidità che fa paura. Tu cosa hai mangiato oggi? La pizza? Sì. Dite se è normale venire a Santo Domingo e mangiare la pizza. Quando viviamo nel regno della pizza. Però si è mangiata la pizza, poi patate al forno. E la frutta. Io ho mangiato un po' di schifezze, ho mangiato tipo le cipolle, quelle rotonde fritte, il platano fritto, tutto fritto. C'era un pochino tipo di... Non siamo nella cosa giusta, è quella dopo. Ho sbagliato. Ho mangiato tipo una specie di paella di verdure, con le verdure, e vabbè, frutta, l'ananas. Secondo me non riusciremo mai più a mangiare l'ananas a casa. Tu cosa dici? Ma sì. Secondo me no, perché tipo qua è dolcissimissimo, saporitissimo, buonissimo, invece a casa, vabbè, sanno di plastica. E poi mi sto mangiando tonnellate di mango, ma proprio, cioè probabilmente anche uno o due al giorno, che me lo mangio. Tonnellate. Sì, lo portiamo a casa il mango. No. Ma la pianta! Ma ti arrestano? La pianta, ah sì, già. Flora e fauna non si possono portare. E questa mi sa la nostra casitas. Andiamo a prendere la GoPro. E ci rilassiamo anche 5 minuti perché sotto il ribattone. Perché mi guarda così? Guarda la faccia che ha fatto. 5 minuti. 5 minuti di specchi ieri, poi vi sono bloccate e siamo stati dentro un'ora. Vabbè, dai, io ci provo. Cioè, di solito non lo faccio mai il piso, però è andata così, quindi va bene così. Voilà! Di solito non mi addormento mai, ma. E anche questa cena è andata. Non si vede una pippa. Sì, ed è una pippa. Sembra che in questo villaggio non usino le luci, ma in realtà ci sono. Eccomi. Abbiamo già fatto le valigie. Adesso mettiamo via le ultime cose. Così siamo pronti per domani mattina. Quindi tipo tu le cose che hai su adesso le metti via? Sì. Che freschito. Io non riesco mai a chiudere la strada. Ok, l'ho chiusa. In qualche modo l'ho chiusa. Chiudi. Ormai di vuoti. Quindi niente. Mettiamo in valigia i vestiti che abbiamo su adesso. E poi siamo pronti al lancio.